stata e presente in larghe parti dei cinque continenti, la cui culla è la California, dove la gran parte delle città, grandi città come San Francisco, Los Angeles, San Diego, tutta la baia di San Francisco la stanno portando avanti e sono impegnati addirittura nel promuovere buon business dalla sostenibilità ambientale. Ultimamente, diciamo a partire dagli anni 2000, il nostro merito è stato quello di aprire una finestra per fare arrivare in Italia questa strategia. Una volta tanto in Italia non è arrivata la novità fuori tempo massimo e adesso l'Italia è uno dei paesi più interessanti dove la strategia di Rifiuti Zero sta trovando terreno fertile. Allora, Rifiuti Zero consiste nell'applicazione di 10 passi. 10 passi, Rifiuti Zero consiste nell'applicare un obiettivo idealistico in un tempo realistico. Rifiuti Zero non è domani, ma è Rifiuti Zero al 2020, ma da domani bisogna partire. Concretamente nella situazione della provincia di Massa Carrara, su due principali comuni, adottare ufficialmente la delibera Rifiuti Zero, partire in modo esteso gradualmente su tutto il territorio con un sistema di raccolta porta a porta, in particolar modo con attenzione verso la massima intercettazione della frazione organica, che è di fondamentale importanza, dotarsi di una filiera del compostaggio e del riciclaggio, la realizzazione di un impianto di compostaggio e l'utilizzo positivo dell'impianto del CERV che in quella direzione è sicuramente una dote importante che può consentire davvero da domani di partire col porta a porta in modo... Successivamente sviluppare un'impiantistica che valorizzi le plastiche, il vetro, i metalli intercettati e applicare un sistema di tariffazione che sia puntuale, cioè che sia premiante, che premi il cittadino che partecipa, il cittadino e l'esercente che partecipa virtuosamente alla riuscita della raccolta porta a porta e invece disincentivi, faccia pagare di più chi produce residui. Il residuo, quello che rimane dopo il porta a porta, deve essere studiato attraverso un centro di ricerca imposto a fronte dell'impianto che tratta la frazione residua, perché noi in un periodo transitorio avremo comunque anche circa un 25% di rifiuti ancora da trattare. Ecco, niente deve andare in discarica che non sia stato pretrattato. Si stabilizza la frazione organica, si recupera ancora quella plastica, quei materiali cartacei che sono sfuggiti dalle maglie strette del porta a porta. In questo modo molte realtà italiane stanno andando nella direzione del Rifiuti Zero. Ormai il Rifiuti Zero non è un sogno, è una velleità, ma è un programma concreto in marcia. Io credo che Massa e Carrara si meritino di salire sul treno dell'applicazione delle buone pratiche, non rimangano nella palude della realizzazione di mega impianti che sono costosissimi e che sono inquinanti. Contestuale, come dicevi, alla delibera Rifiuti Zero è la istituzione di questo osservatorio a costo zero per l'amministrazione, però importantissimo per quanto riguarda la presenza di esponenti impegnati anche con un po' di competenza e di expertise nel promuovere le buone pratiche che rappresentino la società civile. Quindi da un lato avremo l'assessore, da un lato avremo il presidente o il direttore dell'azienda, quindi le istituzioni, ma dall'altro ci dovrà essere il contraltare dei rappresentanti, diciamo, dei cittadini, in modo tale da poter avere anche un punto di vista critico nei confronti di ciò che inevitabilmente non sta funzionando nell'attuazione del percorso per rinforzare quei passaggi che richiamano questa necessità. Quindi è un contraltare molto positivo, costruttivo ovviamente per l'amministrazione, la critica sarà sempre costruttiva, ma appropriata. Se lasciassimo solo le amministrazioni sarebbe fisiologicamente quasi certo che le amministrazioni vedrebbero il bicchiere sempre mezzo pieno, invece noi bisogna avere l'oggettività anche di vederlo se
proprio questo è il caso di vederlo mezzo vuoto.